Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio raccontarvi... C'è troppo rimbombo. Ok, molto meglio. Ricominciamo. Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di 5 tecniche per poter migliorare i propri contenuti su Instagram. Ora, io non sono un fotografo. Instagram lo utilizzo per passione. Io faccio fotografia per passione, non per mestiere. Quindi imparare a fotografare non è naturalmente un consiglio, ma è la base, perché Instagram si basa sulle fotografie. Ma ci sono dei segreti, ci sono delle tecniche, chiamiamoli step da dover passare, superare, che sono fondamentali per poter permettere al nostro profilo di poter crescere. Io non ho tantissimi seguaci su Instagram, ma a mano e piano piano, e solo con le fotografie che faccio, sta crescendo, cresce il numero dei seguaci. Certamente non sono un Instagrammer da 20.000 iscritti, da 20.000 seguaci, da 100.000 seguaci, ne sono uno piccolino, ma penso che questi passaggi, questi step, siano obbligatori un po' per tutti quanti. Step numero 1. Dobbiamo scegliere il nostro tipo di soggetti. Di solito è meglio avere una categoria d'appartenenza, quindi se facciamo paesaggi è meglio avere tanti paesaggi. Certo, nulla vieta la nostra creatività di poter vagare un pochino nelle varie categorie e sperimentare tanto, ma una cosa che io ho imparato a fare non essendo fotografo è scegliermi una categoria, e la maggior parte dei miei scatti riguardano quella categoria. Così facendo io miglioro e affino la mia tecnica fotografica, e nel frattempo metto su un insieme di follower e una community che segue quelle determinate fotografie perché gli piacciono quelle fotografie. Step numero 2. Non è quello più facile, ma è quello più creativo, la parte più divertente, ossia scattare. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Ho dimenticato il microfono, quindi cercherò di parlare quanto meno possibile. È una giornata fortemente uggiosa ed è pomeriggio, sono le 4:30. E secondo me ci sarà una fantastica vista del panorama con il mare, con la città presa dal maltempo, che vorrei fotografare. Quindi ho lasciato l'ufficio, ho preso la macchina fotografica, ho preso la macchina, ho detto me ne voglio andare adesso in montagna, vado sul Monte Vesuvio e da lì cercherò di fare qualche fotografia. Posto per la prima foto. Sta scendendo una nebbia fittissima, cosa che non vedo quasi mai essendo vicino al mare, salvo raramente in montagna, quindi diventa proprio molto particolare. Non si vede niente. Porca miseria, questo potrebbe essere un piccolo problema. La nebbia si è fatta un po' troppo fitta, quindi provo a salire un altro pochino se trovo anche uno scorcio per fare una fotografia alla strada. Ok, penso che non si senta neanche niente perché c'è un po' di vento e non ho il microfono adatto. Ho fatto qualche scatto, ma la nebbia è troppo fitta, quindi mi sa che devo riscendere giù. Però il posto è molto particolare. E di solito non si è mai contenti dei propri scatti al primo colpo. Il terzo step è perseverare. Piove anche oggi, ma ci riprovo. Torno di nuovo sulla montagna, quindi torno di nuovo sul Vesuvio e provo a fare qualche altro scatto perché ieri mi sono piaciute tantissimo. Anche se in teoria con la pioggia la nebbia dovrebbe disperdersi un pochino. Ci provo e voi venite con me e vediamo. E cerchiamo di avventurarci per fare qualche bellissima foto paesaggistica. Ed oggi non ho dimenticato il microfono. Oggi, a differenza di ieri, è un pochino più presto, perché ieri sono uscito alle 4, oggi invece sono le 2:45, quindi dovrei riuscire ad avere più luce, anche se la giornata è più scura perché è uggiosa.
prima tappa ieri praticamente impraticabile. Ok, tappa 1 andata. Andiamo un pochino più su. Ok, qui in pratica è dove mi sono fermato ieri. Ora non c'è più nebbia, quindi tendo ad andare più avanti, anche perché questo posto non è più così interessante e bello come ieri. Ieri con la nebbia era tutto più cupo, non si vedeva la strada, era tutto molto più particolare. Quindi faccio un altro paio di tornanti e vedo dove arrivo. In questo momento mi trovo praticamente dentro alla montagna. Vi spiego il motivo. Sono tra la bocca del Vesuvio, quindi tra la cima che si vede oggi della montagna, del vulcano, e quello che è chiamato Monte Somma, che si trova qui alle mie spalle, che praticamente è una costa montuosa che circonda quasi per metà la punta del vulcano. E in realtà questo Monte Somma una volta erano le pendici del vulcano, che si estendeva e andava in alto, e parliamo praticamente prima dell'esplosione che ha distrutto Pompei. E dove mi trovo adesso, dove c'è tanta vegetazione che poi è stata distrutta da un incendio qualche anno fa, sono praticamente all'interno del vulcano. Fatta le fotografie qui sul Vesuvio. C'è una bellissima vista del mare. Naturalmente a occhio nudo è un'altra cosa rispetto alla fotocamera. E questa piccola avventura è andata. Sono riuscito a salire fino a sopra, qualche scatto l'ho fatto. Insomma, la giornata di oggi e quella di ieri sono state abbastanza prolifiche, perché una decina di fotografie le ho fatte buone, così da poterle pubblicare su Instagram, che è un mesetto che non pubblicavo niente perché non avevo nulla da pubblicare. Step numero 4. Naturalmente abbiamo bisogno di post-produrre le nostre immagini e di renderle belle. Io utilizzo Lightroom per post-produrre le mie fotografie. Naturalmente non dovete per forza usare Lightroom, potete utilizzare qualsiasi altro software anche gratuito che si trova online. Tra le altre potete utilizzare anche Photoshop. Adesso vi faccio vedere come io post-produco le mie fotografie, ma non vi preoccupate, questo non è un tutorial, non voglio farvi un tutorial, perché in descrizione trovate il link per il preset che sto realizzando in questo momento. Quindi in modo molto semplice potete installare il preset di Lightroom e utilizzare e modificarlo a vostro piacimento, utilizzare la color che faccio io. Parto dalla fotografia che ho scelto, altre già le ho post-prodotte, ma voglio farvi vedere insieme come vado a ragionare. Allora, di sicuro questa fotografia, il primo problema che ha è il fatto che non è dritta, quindi dobbiamo andarla a raddrizzare. Io utilizzo il tool automatico per poterla raddrizzare, e in questo momento il tool automatico ha completamente fallito. Quindi io cosa faccio? Vado a ritagliarmela io a mano e a trovare quello che secondo me è l'angolo giusto in cui dovrebbe stare, andando a seguire quelle che sono le linee di fuga. Le linee di fuga sono quelle lì che tendono verso il centro. Mi prendo come riferimento ad esempio e i segnali stradali, quindi vado a rimettere, a mettere dritta quella che è la mia fotografia. Naturalmente croppo un pochino, taglio un pochino, ma chi se ne... Un'altra cosa bruttissima sono questi segnali stradali, che grazie a questi fantastici tool di Lightroom tolgo in modo molto molto semplice. Di sicuro vista così in generale è tutta un'altra storia. Ora vado a giocare un pochino su quella che è la temperatura colore. A me piace, naturalmente, piace tendere tutto un pochino sul blu e sul verde. Vado ad abbassare leggermente l'esposizione, alzo un pochino il contrasto perché mi piacciono queste aree di contrasto che ci sono
qui grazie a questa fantastica foschia abbasso un pochino la luce, così ricavo tutti i dettagli da quelle che sono le parti sovraesposte, abbasso un pochino i neri, alzo un pochino i bianchi così che ho questo glow forte, mi alzo un pochino le ombre così da recuperare un po' di dettagli qui sulla strada, alzo un pochino la mia chiarezza così vado a rendere tutto un pochino più vivido, la vividezza stesso discorso, l'alzo un pochino e abbasso un pochino la saturazione. Quindi questi qua sono i primi passaggi che vado ad effettuare. Poi andiamo a lavorare un pochino su quelle che sono le curve. Alzare l'ultimo punto, abbassare il primo e fare una cosa di questo tipo qui. E alziamo invece un pochino le alte luci, così da creare quest'area di contrasto molto molto forte. Alzo un altro pochino le ombre. Ok, e chiudo un altro pochino i neri. Poi mi faccio una bella maschera lineare sulla strada, in questo modo. E solo sulla maschera vado ad aumentare le ombre, abbassare un pochino i neri, alzare un pochino il contrasto e alzare un pochino l'esposizione, così da recuperare tutte le informazioni che ho sulla strada. Deseleziono lo strumento e ho tirato fuori quella che secondo me è una fotografia bella da vedere, molto particolare. Un'altra cosa che posso fare è andare a prendere, non la trasformazione, negli effetti la rimozione della foschia, che è un effetto potentissimo. Io posso utilizzarla al contrario, ma posso andare anche a ridurre leggermente la foschia. E un'ultima cosa, non per importanza, è andare a cambiare il taglio della fotografia, perché io la sto utilizzando la voglio utilizzare su Instagram, quindi vado a rifarmi il taglio che secondo me ritengo corretto. Quindi metto al centro i punti di fuga in questo modo, ok, e taglio tutta l'aria bruciata che trovo sopra. Una volta importato nella cartella di Lightroom, possiamo andare tranquillamente a rimetterlo su un'altra fotografia. Ad esempio prendo questa, mi clicco sul preset e in automatico mi si settano tutti i parametri. Naturalmente voi dovete andare a correggere quella che eventualmente è l'esposizione ed eventualmente sono le maschere. Quindi in questo caso faccio una maschera in questo modo qui, mi abbasso l'esposizione e un pochino le luci, faccio un'altra maschera da questo lato qui per tirar su un pochino le ombre, abbasso l'esposizione, mi alzo un pochino le ombre. Così facendo ho applicato lo stesso preset ad un'altra fotografia e allo stesso modo potete farlo anche voi scaricando il preset gratuito con il link qui in descrizione. Infine arriviamo al quinto ed ultimo step. Naturalmente abbiamo bisogno di uno smartphone per poter pubblicare la nostra fotografia, ma una volta caricata la nostra fotografia, la cosa importante da fare, oltre ad abilitare tutti i social a disposizione, quindi dove vogliamo condividere la nostra fotografia, e aggiungere una descrizione, cosa fondamentale, e diciamo che questa fotografia la chiamiamo Dark Mood. Ok, Dark Mood. E il quinto step è composto dagli hashtag. Mai sottovalutare gli hashtag. Cosa sono gli hashtag? Per chi non li conosce, gli hashtag sono l'argomento a cui noi andiamo ad associare il nostro post online. Ok, quindi quando facciamo cancelletto e mettiamo un nome, noi stiamo andando ad associare il nostro contenuto all'argomento che è richiamato da quella parola. Questo modo di fare è nato su Twitter e Instagram lo ha ripreso in modo fantastico per aggiungere degli argomenti e dei tag soprattutto alle fotografie. Quindi dobbiamo andare a scegliere i tag giusti. Esistono tantissimi tag a chiappa visual, chiamiamoli così. Io non ne utilizzo tantissimi, ne utilizzo pochi. Quei pochi che utilizzo servono a far arrivare persone che non mi conoscono, ma che potrebbero essere interessati ai contenuti che io pubblico. Quindi andiamo ad esempio ad aggiungere il classico pick of the day. Andiamo adesso per quelli che sono quelli di categoria, andiamo a parlare quindi di landscape, andiamo a mettere un'altra che è landscape photography, perché parliamo di fotografia di paesaggio, andiamo ad aggiungerne un'altra che può essere ad esempio localizzata, io ero sul Vesuvio, ok, aggiungiamo anche la città, Naples, perché funziona, aggiungiamo sia in italiano che in inglese, ok, poi andiamo ad aggiungere il mood, dark mood,
Un'altra cosa che io spesso faccio è aggiungere un pochino di colore all'interno della descrizione per non renderla asettica, quindi tutta solo testo. Vado ad aggiungere un emoji. Fatto questo, non ci rimane più cliccare ok e fare condividi. Voilà! Ed abbiamo condiviso la nostra fotografia su Instagram. Insomma, questo voleva essere un ricapitolare di 5 passaggi da fare per potersi migliorare su Instagram. Migliorare quella che è il proprio modo di scattare, il proprio modo di condividere le informazioni e come condividerle. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un mi piace. Se avete delle domande, commentate. Vi ricordo che io non sono un fotografo, quindi se volete farmi delle critiche sulle mie fotografie, siate buoni e gentili. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.